questo 2016 incredibilmente travagliato, che ha visto per gli Stati Uniti, tra le altre cose, un'escalation della violenza ai danni di civili afroamericani che sono stati colpiti da agenti di polizia armati, che ha visto le elezioni di Donald Trump dopo una campagna dai toni violentissimi e spesso con punte che si può definire senza esagerare razziste. Ecco, in quest'anno purtroppo Hollywood non ci viene in aiuto e ci costringe a porci la solita domanda: meglio che ci sia un film che parli della discriminazione, del razzismo presente negli Stati Uniti partendo dalla sua radice, cioè la schiavitù e la sua abolizione, anche se malfatto ed estremamente problematico, o meglio che proprio non ci siano film su questo argomento? La pellicola che purtroppo ci spinge a porci questa domanda è Free State of Jones di Gary Ross, che in parole povere è il tentativo di tirare fuori un nuovo dodicenne schiavo. Il problema però, in parole povere, è che Gary Ross, noto per essere il vituperatissimo, secondo me a torto, regista del primo Hunger Games e di pellicole quali Seabiscuit, non è esattamente Steve McQueen, e non solo perché uno è bianco e l'altro è afroamericano, anche nei meriti di sceneggiatura e di regia siamo lontani distanze siderali ed abissali. I difetti puramente cinematografici di questa pellicola, ambientata durante la guerra civile negli Stati Uniti dal 1862 al 76, quindi anche nel periodo immediatamente successivo alla dichiarazione dell'unità nazionale, l'abolizione della schiavitù, sono autoevidenti e di facile individuazione. Innanzitutto è troppo lunga, è molto fredda, manca completamente di empatia, un po' perché vuole fare la lezione di storia fatta bene come un vero e proprio documentario storico, però forse manca della grandezza necessaria per fare questo tipo di discorso. Un po' perché la sua malcelata ambizione sarebbe quella di essere un blockbuster memorabile, di essere un gran film che concorra per i premi più importanti, un po' come 12 anni schiavo, però non ha assolutamente i mezzi, anche se insomma non è messa malissimo, ma soprattutto la potenza espressiva. E si vede lo stacco tra i protagonisti di quella pellicola e un Matthew McConaughey che sembra aver perso un po' quell'aurea, quello smalto che aveva acquisito grazie alla vittoria dell'Oscar, ma soprattutto alla prima stagione di True Detective. È evidente però che Gary Ross, scrivendo questo film, fosse armato delle migliori intenzioni possibili, volesse portare avanti un discorso che gli storici stanno tentando di portare all'attenzione del pubblico, ovvero come il fatto che le decisioni prese dopo l'abolizione della schiavitù di fatto abbiano portato alle segregazioni razziali, abbiano portato a un divario così enorme tra popolazione afroamericana e bianca che ancora oggi se ne capiscono e subiscono gli effetti. Il problema è che questo film, Free State of Jones, è la prova vivente del fatto che la strada per pessime pellicole spesso è lastricata di ottime intenzioni. Io mi chiedo: porcaccia Gary Ross, ma come ti è potuto venire in mente nel 2016 di, tra tutte le storie possibili per raccontare questo particolare periodo storico, prendere quella in cui c'è il maschio alfa caucasico bianco che fa da salvatore dei diritti dei neri, che sono o personaggi sullo sfondo o povere vittime o hanno bisogno della guida e del supporto morale di Matthew McConaughey? Cioè, ma veramente, ma anche solo per un istinto di sopravvivenza in epoca di social justice o di paraculaggine, ma cavolo, ma scegli un'altra storia, anche perché è un film su questo personaggio che si chiama Newton Knight ed era già stato creato parecchi decenni addietro, e forse sarebbe ora di tirare fuori qualche altra storia per raccontare cose come per esempio l'apprendistato, che era un sistema per perpetuare la schiavitù anche dopo l'abolizione nominale della stessa, per raccontare le connivenze del sistema politico centrale, che pur di mantenere un'unità che a quei tempi era solo sulla carta, e abbiamo visto ancora oggi come negli stati confederali non sia una cosa semplicissima da mantenere, è sceso a patti commerciali e giudiziari appunto con quelli che avevano cominciato una guerra per mantenere i propri schiavi, per non parlare poi della nascita del Ku Klux Klan, del fatto che la rappresentatività del voto afroamericano
è stata osteggiata con uccisioni, pestaggi e quanto dir si voglia. Possibile che non c'era un'altra storia da raccontare in cui magari la componente nera, per non parlare della componente femminile, dato che assolvono il ruolo di ottenere la sua man explanation, spiegazione del io sono maschio e ti spiego come funziona la vita per tutto il tempo. Cioè, ma neanche con le peggiori intenzioni uno potrebbe cacciarsi in un film così problematico. Vorrei citare in questo caso le parole di David Ehrlich, che su IndieWire ha scritto una bella recensione del film sottolineando un paragone con un filone di cui parliamo sempre, ovvero quello degli ebrei nei campi di concentramento e i nazisti cattivissimi. Ha sottolineato questa cosa. È vero che Schindler's List è una pietra miliare di questo filone, però è anche vero che questo filone non è composto al 95% da film in cui i tedeschi buoni aiutano i poveri tedeschi o ebrei polacchi, insomma gli ebrei europei, a scappare, salvarsi la vita e mantenere i loro diritti. Cosa che invece in quest'altro tipo di film sul problema della schiavitù funziona sempre. Questo Newton Knight è l'esempio perfetto di quel rapporto carnale e viscerale che gli americani hanno con le loro armi, che considerano un loro diritto, con la loro terra, con il rapporto complicato con l'autorità statale e la tassazione. In questo senso è un film molto rappresentativo, però c'è da dire che non era proprio quello lo scopo. Secondo me, se volete fare una riflessione o comunque dedicare un momento a questi temi che pensiamo di conoscere, ma in realtà sono molto complessi e sono stati ancora poco raccontati. Ecco, io vi consiglio vivamente questa settimana di lasciar perdere Free State of Jones, di andare a vedere al cinema qualcosa d'altro, oppure di dedicare il tempo che avreste dedicato a quella pellicola, comunque troppo lunga, alla lettura di un libro fantastico e purtroppo spesso dimenticato, uscito quest'anno per Einaudi, che si titola Boys Not Bird, di cui vi ho parlato, quindi sta per apparire qualche link, ma ci saranno anche link sotto, insomma, le solite cose. Se volete un punto di vista più approfondito, nuovo e soprattutto viva Dio, scritto da un'afroamericana su una questione importante della discriminazione razziale negli Stati Uniti, lasciate perdere McConaughey, lasciatelo nelle paludi, quello troverete all'inizio del film, e andate da Helen Oyeyemi. E questo è quanto avevo da dirvi su Free State of Jones. Ci vediamo prestissimo per parlare ancora di cinema e di libri, e si spera di film sulla discriminazione afroamericana che non abbiano il bianco salvatore della patria. A presto!